A distanza di oltre un anno dall'attivazione del progetto Oltre le Barriere, promosso e realizzato dalla cooperativa sociale L'Opera di un Altro con il sostegno della Fondazione per il Sud, si tracciano i primi bilanci che mettono in evidenza l'importanza del servizio svolto con il progetto sui territori afferenti al piano sociale di zona S10 e che comprende 19 comuni del Vallo di Diano e Tanagro. La cooperativa, presieduta da Domenico D'Amato, dunque, fa i conti con il lavoro svolto dallo sportello in questo primo anno di attività, venendo incontro alle esigenze di 85 persone con vulnerabilità sociale o disagio psichico, di cui si sono presi cura. La cooperativa sociale Terzium Millennium, partner del progetto, ha effettuato in un anno 126 trasporti solidali presso le strutture ospedaliere di Sapri, Battipaglia, Eboli, Vallo della Lucania, Ruggi d'Aragona di Salerno, Polla, Agropoli, Cava dei Tirreni, ma anche presso l'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli. I trasporti sono stati richiesti anche per raggiungere l'ambulatorio solidale di Oltre le Barriere, la sede del SERD, entrambi di Sant'Arsenio, e il distretto sanitario a Sala Consilina. Dall'inizio del progetto nel 2022, dice la dottoressa Monica Capolupo, sociologa e referente del progetto per la cooperativa sociale Terzium Millennium, abbiamo riscontrato un aumento delle richieste di trasporto. Spesso si tratta di persone over 65, non automunite e con rete familiare assente o non disponibile, spesso con patologie croniche ed oncologiche. I beneficiari presi in carico vengono riaccompagnati presso il proprio domicilio. Oltre le barriere prevede diverse azioni come l'ambulatorio solidale, la raccolta farmaco, lo sportello di orientamento sociosanitario e il servizio di cure domiciliari di primo livello. Il progetto vede quali enti responsabili dei servizi sociosanitari l'ASL di Salerno con il Dipartimento di Salute Mentale e il Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, mentre si avvale del partenariato con le cooperative sociali Terzium Millennium per le cure domiciliari e il sentiero Onlus per la raccolta farmaco.